Cosa devo fare subito? Pongo che devo fare subito. Per arrivare. Beatissimo Padre. In questo tradizionale incontro che il Natale ispira e avvalora. Ci stringiamo attorno a Vostra Santità per porgerle, dal profondo del cuore, gli auguri natalizi più fervidi e anche di un nuovo anno sereno e ricco dei doni del Signore. Siamo purtroppo in un periodo in cui l'umanità, a livello mondiale, continua a soffrire a motivo della drammatica situazione causata dal Covid. Ma la pandemia, tuttavia, non ha rallentato l'intensa attività di vostra santità e i suoi tanti interventi sono stati un punto di riferimento nel panorama mondiale, portando luce, forza, sostegno e conforto. Sfidando ogni rischio, nello scorso mese di marzo, Vostra Santità ha compiuto con grande successo una difficile visita apostolica, che è stata un balsamo sulle ferite aperte della popolazione dell'Iraq a motivo della tempesta disumana e del potere distruttivo del cosiddetto Stato islamico. Soprattutto, nella, nella biblica piana di Ninive e Vostra Santità ha così toccata con mano le enormi distruzioni e le sofferenze dei cristiani. Quel viaggio resterà nella storia memorabile per il, per il conforto e l'incoraggiamento dato ai cristiani e alla popolazione che tanto aveva sofferso, sofferto, ma anche per i seguenti due aspetti, vostra santità ha potuto realizzare quello che era stato un sogno, un sogno molto caro del, del Papa Giovanni Paolo II, pregare a Ur dei Caldei dove Abramo, nostro padre nella fede, ricevette la chiamata di Dio circa 4.000 anni fa. Abbiamo seguito con commozione quell'incontro interreligioso a cui hanno partecipato anche musulmani e aderenti ad altre religioni. Inoltre, in terra irachena, Vostra Santità ha incontrato l'ayatollah shiita al-Sistani evento che rappresenta un momento di grande significato nella linea di applicazione della dichiarazione sulla fratellanza umana per la pace mondiale e per la convivenza comune firmato nell'anno 2019 a Dhabi con l'Iman Almat Al Tayeb nel mese di settembre vostra santità ha poi realizzato un'altra importante visita che potremmo chiamare il viaggio della preghiera perché è iniziato a Budapest con l'adorazione dell'Eucaristia e la messa conclusiva del congresso eucaristico internazionale e terminato quel viaggio poi in Slovacchia con la messa nella festa della Madonna addolorata nel santuario della Vergine dei Sette Dolori. Dopo in quel viaggio numerosi incontri che hanno infuso speranza in quella popolazione che tanto ha sofferto per la fede cristiana nei duri anni in cui quei paesi erano sotto il controllo dell'Unione Sovietica. All'inizio del presente mese di dicembre, Vostra Santità ha realizzato un terzo indimenticabile viaggio apostolico a Cipro e in Grecia, che potremmo definire il viaggio della fraternità, dell'ecumenismo, della ricerca dell'Unione e anche soprattutto del sostegno ai rifugiati e ai migranti, pronunciando parole forti contro i fili spinati e i lager del nostro tempo. Caratteristica di quest'anno, dal punto di vista ecclesiale, è stata anche la spinta della sinodalità data da vostra santità, che sta coinvolgendo tutto il popolo di Dio in questa prima fase del processo sinodale. A tale riguardo Vostra Santità ha sottolineato che questo camminare insieme deve portare non solo ad accoglierci reciprocamente, ma soprattutto ad accogliere Cristo, nostro Redentore, convertendoci a Lui e annunciandolo con entusiasmo al mondo. Nel pensiero di vostra santità questa fase del processo sinodale deve essere un camminare insieme, non solo per dialogare, per proporre e anche per sognare insieme, ma innanzitutto per pregare insieme, cosa che non sembra essere stata pienamente percepita in tutte le diocesi nel suo profondo significato. Solo pregando insieme si recupera quello spirito e quello slancio di cui la nostra società ha tanto bisogno per risvegliare le energie morali e spirituali sulla via della fraternità. Facendomi voce di tutti i presenti, Esprima a Vostra Santità gli auguri più cordiali che il Natale ispira e che ci fa guardare con fiducia e speranza al nuovo anno. Confermo l'assicurazione dell'impegno di tutti noi, cardinali, personale della Curia Romana, del Governatorato, della Diocesi di Roma e del rappresentante pontificio nel servizio ecclesiale per il bene della Chiesa e dell'umanità. Ci stringiamo attorno a lei, Padre Santo, in comunione di fede, di pensieri, di impegno e di sincero affetto e chiediamo la sua benedizione. Buon anno! Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Come ogni anno abbiamo occasione di incontrarci a pochi giorni dalla festa del Natale. È un modo per dire ad alta voce la nostra fraternità attraverso lo scambio degli auguri natalizi, ma è anche un momento di riflessione e di verifica per ciascuno di noi, perché la luce del verbo che si fa carne ci mostra sempre meglio chi siamo e la nostra missione. Tutti lo sappiamo, il mistero del Natale è il mistero che Dio che viene al mondo attraverso la via dell'umiltà si è fatto carne, quella sincatabasis grande. In questo tempo sembra aver dimenticato l'umiltà o pare l'abbia semplicemente relegata a una forma di moralismo, svuotandola della dirompente forza di cui è dotata. Ma se dovessimo esprimere tutto il mistero del Natale in una parola, credo che la parola umiltà è quella che maggiormente ci può aiutare. I Vangeli ci parlano di uno scenario povero, sobrio, non adatto ad accogliere una donna che sta per partorire. Eppure il re dei re viene nel mondo non attirando l'attenzione, ma suscitando una misteriosa attrazione nei cuori di chi sente la dirompente presenza di una novità che sta per cambiare la storia. Per questo mi piace pensare e anche dire che l'umiltà è stata la sua porta d'ingresso e ci invita a tutti noi attraversarla. Mi viene in mente quello degli esercizi, no? Non si può andare avanti senza umiltà e non si può andare avanti nell'umiltà senza umiliazioni. Sant'Ignacio ci chiede di chiedere le umiliazioni. Non è facile capire cosa sia l'umiltà. Essa è il risultato di un cambiamento che lo Spirito stesso opera in noi attraverso la storia che viviamo, come ad esempio accade a Naaman, il Siro. Questo personaggio godeva all'epoca del profeta Eliseo di una grande fama. Era un valoroso generale dell'esercito arameo, che aveva mostrato in più occasioni il suo valore e il suo coraggio. Ma insieme con la fama, la forza, la stima, gli onori, la gloria, Quest'uomo è costretto a convivere con un dramma terribile e lebroso. La sua armatura, quella stessa che gli procura fama, in realtà copre un'umanità fragile, ferita, malata. Questa contraddizione spesso la ritroviamo nelle nostre vite. A volte i grandi doni sono l'armatura per coprire grandi fragilità. Naaman, Comprende una verità fondamentale. Non si può passare la vita nascondendosi dietro un'armatura, un ruolo, un riconoscimento sociale. Alla fine annoia. Arriva il momento, nell'esistenza di ognuno, in cui si ha il desiderio di non vivere più dentro il rivestimento della gloria di questo mondo, ma nella pienezza di una vita sincera. Senza più bisogno di armature e di maschere. Questo desiderio spinge il valoroso generale Naaman a mettersi in cammino alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo, e lo fa a partire dal suggerimento di una schiava, un'ebrea prigioniera di guerra che racconta di un Dio che è capace di guarire i simili contraddizioni. Fatto il rifornimento di argento e oro, Naaman si mette in cambiaggio. E giunge, e giunge così dinanzi al profeta Eliseo. Questi chiede a Naaman come unica condizione per la sua guarigione il semplice gesto di spogliarsi e lavarsi sette volte nel fiume Giordano. Niente fama, niente onore, oro né argento. La grazia che salva è gratuita. Non è riducibile al prezzo delle cose di questo mondo. Naaman resiste a questa richiesta, gli sembra troppo banale, troppo semplice, troppo accessibile. Sembra che la forza della semplicità non avesse spazio nel suo immaginario. Ma le parole dei suoi servi lo fanno ricredere. Se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta. Quanto più ora che egli ti ha detto, lavati e sarai guarito. Naaman si arrende e con un gesto di umiltà scende, toglie la sua armatura, si cala nelle acque del Giordano e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. La lezione è grande. L'umiltà di mettere a nudo la propria umanità, secondo la parola del Signore, ottiene a Naaman la guarigione. La storia di Naaman ci ricorda che il Natale è un tempo in cui ognuno di noi deve avere il coraggio di togliersi la propria armatura, di smettere i panni del proprio ruolo, del riconoscimento sociale, dell'occhiccio della gloria di questo mondo, e assumere la sua stessa umiltà. Possiamo farlo a partire da un esempio più forte, più convincente, e più autorevole, quello del Figlio di Dio che non si trotae alla umiltà di scendere nella storia facendosi uomo, facendosi bambino, fragile, avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia. Tolte le nostre vesti, le nostre prerrogative, i ruoli, i titoli. Siamo tutti dei lebrossi, tutti noi, tutti. Dei lebrossi bisognosi di essere guariti. Il Natale è la memoria viva di questa consapevolezza e ci aiuta a capirla più profondamente. Cari fratelli e sorelle, se dimentichiamo la nostra umanità, viviamo solo degli onori delle nostre armature, ma Gesù ci ricorda una, vera, una verità scomoda e spiazzante. A cosa serve? Guadagnare il mondo intero, se poi perdi te stesso? Questa è la pericolosa tentazione, l'ho richiamato altre volte, della mondanità spirituale, che, a differenza di tutte le altre tentazioni, è difficile di smascherare, perché è coperta da tutto ciò che normalmente ci riassicura, il nostro ruolo, la liturgia, la dottrina, la religiosità. Scrivevo nel Vangelo Gaudium. In questo contesto si alimenta la vanagloria di coloro che si accontentano di avere qualche potere e preferiscono essere generali di eserciti sconfitti piuttosto che semplici soldati di uno squadrone che continua a combattere. Quante volte sogniamo, sogniamo piani apostolici espansionisti, meticolosi e ben disegnati, tipici dei generali sconfitti. Così neghiamo la nostra storia di Chiesa, che è gloriosa in quanto storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso, perché ogni lavoro è sudore della nostra fronte. Invece ci intratteniamo, vanitosi, parlando a proposito di quello che si dovrebbe fare. Il peccato del si dovrebbe fare. Come maestri spirituali, parliamo così, ed esperti di pastorale che danno istruzioni rimanendo all'esterno. Coltiviamo la nostra immaginazione senza limiti e perdiamo il contatto con la realtà sofferta del nostro popolo fedele. Fino a qui, Evangelii Audium. L'umiltà è la capacità di saper abitare senza disperazione, con realismo gioia e speranza la nostra umanità. Questa umanità amata, benedetta dal Signore. L'umiltà è comprendere che non dobbiamo vergognarci della nostra fragilità. Gesù ci insegna a guardare la nostra miseria con lo stesso amore e tenerezza con cui si guarda un bambino piccolo, fragile, bisognoso di tutto. Senza umiltà Cercheremo rassicurazioni e magari le troveremo, ma certamente non troveremo ciò che ci salva, ciò che può guarirci. Le rassicurazioni sono il frutto più perverso della modalità spirituale. Le rassicurazioni sono il, più, il frutto più perverso della modalità spirituale, che rivela la mancanza di fede, di speranza, di carità. E diventano incapacità di saper discernere la verità delle cose. Se Naaman avesse continuato solo ad accumulare medaglie da mettere sulla sua armatura, alla fine sarebbe stato divorato dalla lebbra. Apparentemente vivo, sì, ma chiuso e isolato nella sua malattia, egli con coraggio cerca ciò che possa salvarlo, e non ciò che lo gratifica nell'immediato. Tutti sappiamo che il contrario dell'umiltà è la superbia. Un versetto del profeta Malachia che mi ha toccato tanto ci aiuta a comprendere per contrasto quale differenza vi sia tra la via dell'umiltà e quella della superbia. Cito, allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo lì incendierà, dice il Signore degli eserciti, in modo da non lasciar loro né radici né germoglio. Né radici né germoglio. Il profeta usa un'immagine suggestiva che ben descrive la superbia. Essa dice: come paglia. Allora, quando arriva il fuoco, la paglia diventa cenere, si brucia scompare. E ci dice anche che. Chi vive facendo affidamento sulla soperbia si ritrova privato delle cose più importanti che noi, che noi abbiamo, le radici e i germogli. Le radici dicono il nostro legame vitale con il passato, da cui prendiamo linfa per poter vivere il presente. I germogli sono il presente che non muore, ma che diventa domani, diventa futuro. Stare in un presente che non ha più radici e più germogli significa vivere la fine. Così il superbo rinchiuso nel suo piccolo mondo non ha più passato né futuro, non ha più radici né germogli e vive col sapore amaro della tristezza sterile che si impadronisce del cuore come il più pregiato degli elisir del demonio, quella tristezza. L'umile vive invece costantemente guidato da due verbi, ricordare le radici e generare, frutto delle radici e dei germogli. E così vive la gioiosa apertura della fecondità. Ricordare significa etimo etimologicamente riportare al cuore, ricordare la vitale memoria che abbiamo della tradizione, delle radici. Non è culto del passato, ma gesto interiore attraverso il quale riportiamo al cuore costantemente ciò che ci ha preceduti, ciò che ha attraversato la nostra storia, ciò che ci ha condotti fin qui. Ricordare non è ripetere, ma fare tesoro, ravvivare e, con gratitudine, lasciare che la forza dello Spirito Santo faccia ardere il nostro cuore come ai primi discepoli. Ma affinché il ricordare non diventi una prigione del passato abbiamo bisogno di un altro verbo, generare. L'umile, l'uomo umile, la donna umile ha a cuore anche il futuro, non solo il passato, perché sa guardare avanti, sa guardare i germogli con la memoria carica di gratitudine. L'umile genera invita e spinge verso ciò che non si conosce, invece il superbo ripete, si irrigidisce, la rigidità è una perversione, è una perversione attuale, si irrigidisce e si chiude nella sua ripetizione, si sente sicuro di ciò che conosce e teme il nuovo perché non può controllarlo, se ne sente destabilizzato perché ha perso la memoria. L'umile accetta di essere messo in discussione, si apre alla novità e lo fa perché si sente forte di ciò che lo precede, dalle sue radici, della sua appartenenza. Il suo presente è abitato da un passato che lo apre al futuro con speranza. A differenza del superbo sa che nei suoi meriti, né... Le sue buone abitudini sono il principio e il fondamento della sua esistenza, perciò è capace di avere fiducia, superbo non ne ha. Tutti siamo chiamati all'umiltà, perché siamo chiamati a ricordare e a generare. Siamo chiamati a ritrovare il rapporto giusto con le radici e con i germogli. Senza di essi siamo ammalati e destinati a scomparire. Gesù che viene nel mondo attraverso la via dell'umiltà ci apre una strada, ci indica un modo, ci mostra una meta. Cari fratelli e sorelle, se è vero che senza umiltà non si può incontrare Dio e non si può fare esperienza di salvezza, è altrettanto vero che senza umiltà non si può incontrare nemmeno il prossimo, il fratello e la sorella che vivono accanto. Lo scorso 17 ottobre abbiamo dato inizio al percorso sinodale che ci vedrà impegnati per i prossimi due anni. Anche in questo caso solo l'umiltà può metterci nella condizione giusta per poterci incontrare e ascoltare per dialogare e discernere, per pregare insieme, come indicava il cardinale Decano. Se ognuno rimane chiuso nelle proprie convinzioni, nel proprio vissuto, nel guscio del suo solo sentire e pensare, è difficile fare spazio a quell'esperienza dello Spirito che, come dice l'Apostolo, è legata alla convinzione che siamo tutti figli di un solo Padre. Che è padre di tutti e che è al di sopra di tutti, e che agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Tutti. Andiamo un passo avanti: tutti. Non è una parola fraintendebile. Il clericalismo, che come tentazione perversa serpeggia quotidianamente in mezzo a noi, ci fa pensare sempre a un Dio che parla solo a alcuni, mentre gli altri devono solo ascoltare e seguire. Il Sinodo cerca di essere l'esperienza di sentirci tutti membri di un popolo più grande, il Santo Popolo Fedele di Dio, e pertanto discepoli che ascoltano, e proprio in virtù di questo ascolto possono anche comprendere la volontà di Dio che si manifesta sempre in maniera imprevedibile. Sarebbe però sbagliato pensare che il Sinodo sia un evento riservato alla Chiesa come entità astratta, distante di noi. La sinodalità è uno stile, stile a cui dobbiamo convertirci innanzitutto noi che siamo qui e che viviamo l'esperienza del servizio alla Chiesa universale attraverso il lavoro della Curia romana. E la Curia, non dimentichiamo, non è solo uno strumento logistico burocratico per la necessità della Chiesa universale. No, ma è il primo organismo chiamato alla testimonianza. E proprio per questo acquista sempre più autorevolezza ed efficacia quando assume in prima persona le sfide della conversione sinodale alla quale anche essa è chiamata. L'organizzazione che dobbiamo attuare non è di tipo aziendale, ma di tipo evangelico. Per questo se la parola di Dio ricorda al mondo intero il valore della povertà, noi membri della curia per primi dobbiamo impegnarci in una conversione alla sobrietà. Se il Vangelo annuncia la giustizia, noi per primi dobbiamo cercare di vivere con trasparenza, senza favoritismi e cordate. Se la Chiesa percorre la via della sinodalità, noi per primi dobbiamo convertirci a uno, stile, a uno stile diverso di lavoro, di collaborazione, di comunione. E questo è possibile solo attraverso la strada dell'umiltà. Senza umiltà non potremmo fare questo. Durante l'apertura dell'Assemblea Sinodale ho usato tre parole chiave: partecipazione, comunione e missione. E nascono da un cuore umile. Senza umiltà non si può fare né partecipazione né comunione né missione. Queste parole sono le tre esigenze che vorrei indicare come stile di umiltà a cui, a cui tendere qui nella curia. Tre modi per rendere la via dell'umiltà una via concreta da mettere in pratica. Innanzitutto la partecipazione. Essa dovrebbe esprimersi attraverso uno stile di corresponsabilità. Certamente nella diversità dei ruoli e ministeri le responsabilità sono diverse, ma sarebbe importante che ognuno si sentisse partecipe, corresponsabile del lavoro, senza vivere la sola esperienza spersonalizzante dell'esecuzione di un programma stabilito da qualcun altro. Rimango sempre colpito quando nella cura incontro la creatività piace tanto. E non di rado essa si manifesta soprattutto lì dove si lascia e si trova spazio per tutti, anche a chi gerarchicamente sembra occupare un posto marginale. Ringrazio per questi esempi, che li trovo, eh? e mi piace. Ringrazio per questi esempi e vi incoraggio a lavorare affinché siamo, siamo capaci di generare dinamiche concrete, in cui tutti sentano di avere una partecipazione attiva nella missione che devono svolgere. L'autorità diventa servizio quando condivide, coinvolge e aiuta a crescere. La seconda parola è comunione. Essa non si esprime con maggioranze o minoranze, ma nasce essenzialmente dal rapporto con Cristo. Non avremo mai uno stile evangelico nei nostri ambienti se non rimettendo Cristo al centro. No, questo partito, quell'altro, quell'opinione, quell'altra. Cristo al centro. Molti di noi lavorano insieme, ma ciò che fortifica la comunione è poter anche pregare insieme, ascoltare insieme la parola, costruire rapporti che esulano dal semplice lavoro e rafforzano i legami di bene, legami di bene fra noi, aiutandoci a vicenda. Senza questo rischiamo di essere soltanto degli estranei che collaborano, dei concorrenti che cercando di posizionarsi meglio o peggio ancora, lì dove si creano dei rapporti, essi sembrano prendere più la piega della complicità per interessi personali, dimenticando la causa comune che ci tiene insieme. La complicità crea divisioni, crea fazioni, crea nemici. La collaborazione esige la grandezza di accettare la propria parzialità e, e l'apertura al lavoro in gruppo, anche con quelli che non la pensano come noi. Nella complicità si sta insieme per ottenere un risultato esterno, nella collaborazione si sta insieme perché si ha a cuore il bene dell'altro e pertanto di tutto il popolo di Dio che siamo chiamati a servire. Non dimentichiamo il volto concreto delle persone, non dimentichiamo le nostre radici, il vostro concreto di coloro che sono stati i nostri primi maestri nella fede. Paolo diceva a Timotheo: ricorda tua mamma, tua nonna. La prospettiva della comunione implica, nello stesso tempo, di riconoscere la diversità che ci abita come dono dello Spirito Santo. Ogni volta, che ci allontaniamo da questa strada e viviamo comunione e uniformità come sinonimi, indeboliamo e mettiamo a tacere la forza vivificante dello Spirito Santo in mezzo a noi. L'atteggiamento di servizio ci chiede, vorrei dire esige, la magnanimità e la generosità per riconoscere e vivere con gioia la ricchezza multiforme del popolo di Dio e senza umiltà. Questo non è possibile. A me fa bene rileggere l'inizio della Lumen Gentium, quei numeri 8, 12, Santo Popolo Fedele di Dio. No? E questo è, è, è ossigeno all'anima, riprendere queste verità. La terza parola è missione, sia partecipazione, comunione e missione. Essa è ciò che ci salva dal ripiegarci sui noi stessi. Chi è ripiegato su se stesso guarda dall'alto e da lontano, rifiuta la profezia dei fratelli, squalifica chi gli pone domande, fa risaltare continuamente gli errori degli altri ed è ossessionato dall'apparenza ha ripiegato il riferimento del cuore all'orizzonte chiuso della sua immanenza e dei suoi interessi e come conseguenza di ciò non impara dai propri peccati né è aperto al perdono. Questi sono le due segnali di un chiuso. Eh? Non impara dai propri peccati e né è aperto al perdono. È una tremenda corruzione con apparenza di bene. Bisogna evitarla mettendo la Chiesa in movimento di uscita da sé, di missione centrata in Gesù Cristo, di impegno verso i poveri. Solo un cuore aperto alla missione fa sì che tutto ciò che facciamo ad intra e a destra sia sempre segnato dalla forza rigeneratrice della chiamata del Signore. E la missione sempre comporta passione per i poveri, cioè per i mancanti. Coloro che mancano di qualcosa non solo in termini materiali, ma anche spirituali, affettivi, morali. Chi ha fame di pane e chi ha fame di senso è ugualmente povero. La Chiesa è invitata ad andare incontro a tutte le povertà e è chiamata a predicare il Vangelo a tutti perché tutti in un modo o in un altro siamo poveri, siamo mancanti ma anche la Chiesa va al loro incontro perché essi ci mancano. Ci manca la loro voce, la loro presenza, le loro domande e discussioni. La persona con cuore missionario sente che suo fratello le manca e, con l'atteggiamento del mendicante, va a incontrarlo. La missione ci rende vulnerabili. È bello, eh? La missione ci rende vulnerabili ci aiuta a ricordare la nostra condizione di discepoli e ci permette di riscoprire sempre di nuovo la gioia del Vangelo. Partecipazione, missione e comunione sono i caratteri di una Chiesa umile che si mette in ascolto dello Spirito e pone il suo centro fuori da se stessa. Diceva Henri de Lubac Agli occhi del mondo la Chiesa, come il suo Signore, ha sempre l'aspetto della schiava, Esiste qua giù in forma di serva. Essa non è né un'accademia di scienziati né un cenacolo di raffinati spirituali né un'assemblea di superomini. È, anzi, esattamente il contrario. Si affollano gli storpi, i deformi, i miserabili di ogni sorta, fanno resa ai mediocri. È difficile o piuttosto impossibile all'uomo naturale Fino a quando non sia intervenuto in lui una radicale trasformazione, riconoscere in questo fatto il compimento della che non si salvifica, la traccia adorabile dell'umiltà di Dio. In conclusione, desidero augurare a voi e a me per primo di lasciarci evangelizzare dall'umiltà, dall'umiltà del Natale, dall'umiltà del Presepe nella povertà ed essenzialità in cui il Figlio di Dio è entrato nel mondo. Persino i magi, che certamente possiamo pensare venissero da una condizione più agiata di Maria e Giuseppe o dei pastori di Bethlehem, quando si trovano davanti al cospetto del bambino, si prostrano, si prostrano. Non è solo un gesto di adorazione, è un gesto di umiltà. I magi si mettono all'altezza di Dio, prostrandosi sulla nuda terra. E questa kenosi, questa discesa, questa sincatavasi, è la stessa che Gesù compierà l'ultima sera della sua vita terrena, quando si alzò da tavola, depose le vesti e preso un asciugatoio, se lo cinse attorno, attorno alla vita. Poi versò dell'acqua... Nel catino, e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Lo sgomento che suscita tale gesto provoca la reazione di Pietro, ma alla fine Gesù stesso dona ai suoi discepoli la chiave di lettura giusta. Voi mi chiamate Maestro, Signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato infatti esempio perché come ho fatto io, facciate anche voi. Cari fratelli e sorelle, facendo memoria della nostra lebbra, rifugendo le logiche della mondanità che ci privano di radici e di germogli, lasciandoci evangelizzare dall'umiltà del bambino Gesù. Solo servendo e solo pensando al nostro lavoro come servizio possiamo davvero essere utili a tutti. Siamo qui, io per primo, per imparare a stare in ginocchio e adorare il Signore nella sua umiltà e non altri Signori nella loro vuota opulenza. Siamo come i Pastori, siamo come i Magi, siamo come Gesù. Ecco la lezione del Natale, l'umiltà. È la grande condizione della fede, della vita spirituale, della santità. Possa il Signore farcene dono a partire dalla primordiale manifestazione dello Spirito dentro di noi, il desiderio, che è la primordiale manifestazione dello Spirito. Ciò che non abbiamo, possiamo cominciare almeno a desiderarlo e chiedere al Signore la grazia di poter desiderare e diventare uomini e donne di grande desiderio. Il desiderio è già lo spirito all'opera dentro ciascuno di noi. Buon Natale a tutti e vi chiedo di pregare per me. Grazie. Ricordo di Come ricordo di questo Natale vorrei lasciare qualche libro, ma per leggere, non per lasciare la biblioteca lì per i nostri che riceveranno l'eredità. Prima di tutto, è uno di un grande teologo, sconosciuto perché è troppo umile, un sottosegretario della dottrina della Fede, Armando Matteo, un signor Armando Matteo che pensa un po' un fenomeno sociale e come provoca la pastoralità. Si chiama Convertire Peter Pan. C'è il destino della fede in questa società dell'eterna giovinezza. È provocativo, fa bene. Secondo, è un libro che, sui personaggi secondari o dimenticati della Bibbia. Del padre Luigi Maria Picocco, che la pietra scartata come sottotitolo dice: Quando i dimenticati si salvano, è bello, è per la meditazione, per l'orazione. Leggendo questo, mi è venuto in mente la storia di Naman il Sirio, del quale ho parlato, il terzo è di un annuncio apostolico. Monsignor Fortunato Snauco, che voi conoscete bene, e lui ha fatto una, una riflessione sul chiacchiericcio. E mi piace eh, eh, quello che ha dipinto, che l'identità, il segno di identità, e il chiacchiericcio fa che si sciolga l'identità. Vi lascio questi tre libri e spero che ci aiutino tutti ad andare avanti. E grazie, grazie per il vostro lavoro e la vostra collaborazione. Grazie. E chiediamo alla madre dell'umiltà. Um dell ci insegna ad essere umili Ave Maria, piena di grazie Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra Domino Coviscum Sin nome Domini Benedictum Aiuto il nostro in nome di Domini Benedica vos, omnipotenteos, pater, exfilios, Espíritu Santo. Amén.